Nel contesto invece di città, dove comunque abbiamo sia un'anima business che un'anima leisure, come consideri la fidelizzazione, se per voi è un valore e se effettivamente ci sono clienti fidelizzati che tornano? Ciao, sono Marco Baroni, CEO e fondatore di Titanca. Dal 2000 ci dedichiamo con passione al digital marketing solo per hotel e camping village. Collaboriamo con le migliori strutture ricettive in Italia, aiutandole a raggiungere risultati straordinari grazie a soluzioni digitali innovative. Oggi vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio emozionante, alla scoperta delle storie di successo. Vediamo i loro traguardi e scopriamo come, insieme, abbiamo creato qualcosa di straordinario. Benvenuti nel mondo Titanca. Buongiorno a tutti, sono Marco Baroni di Titanca e oggi siamo in una location molto molto particolare. Infatti siamo a Bologna, precisamente al Sydney Hotel di Bologna, e io sono in compagnia di Elisa, capo ricevimento della struttura. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Allora, questa è una location molto particolare, una struttura molto grande, oltre 200 camere, 207 per la precisione, poi Elisa ci darà qualche dettaglio in più. E parlando prima fuori camera mi raccontavi che è una location, una struttura che lavora un po' a un'anima sia leisure che business. Ci vuoi raccontare un attimo un po' il tuo ruolo, descriverci la struttura e dirci qualcosa in più? Corretto, quello che ti ho detto prima è effettivamente questo. Io definisco un po' il nostro albergo camaleontico, nel senso che cambia molto in base al tipo di richiesta che c'è. E, vabbè, io sono capo ricevimento, quindi coordino un po' tutta la parte reception e vendite, interfacciandomi ovviamente con la direzione e con la proprietà. E l'albergo, come ti raccontavo prima, cambia totalmente faccia in base al periodo. Quindi passiamo da un albergo 100% business nei periodi fieristici, come magari durante l'anno dal lunedì al giovedì notte, e un albergo che diventa quasi totalmente leisure dal venerdì sera e sabato sera durante l'anno, e l'estate che viene preso quasi d'assalto per la piscina, il ristorante e la nostra vicinanza all'autostrada. Ottimo, quindi anche il vostro lavoro cambia in funzione della tipologia del cliente, esatto. No? Immagino che le sue abitudini di prenotazione, anche le sue abitudini di soggiorno siano differenti, quindi esatto. Serve un approccio diverso in base al cliente, e aggiungo io anche un marketing diverso, no? Perché quello che viene magari per visitare la città va trovato e preso in un certo modo, il cliente business va preso in un altro. Ecco Elisa, parlando di vendita, visto che appunto segui un po' l'ufficio booking e tutta la parte commerciale, come dicevamo prima, siamo ai primi di luglio. Come consideri il primo semestre del 2024, magari rispetto al 2023, come stanno andando le cose e quali, se ci sono stati dei cambiamenti da un anno all'altro? Allora, diciamo che da quando noi abbiamo riaperto nel post-Covid, quindi nel 2021, abbiamo sempre avuto la fortuna di fortuna barra capacità di massimizzare le vendite in termini di pernottamenti. In tutto questo ovviamente noi adesso stiamo cercando di lavorare soprattutto su quello che è il fatturato, quindi stiamo andando a lavorare su magari i long stay piuttosto che un'analisi più accurata di competitor per andare a massimizzare il nostro fatturato camere e tutti i servizi ancillari piuttosto che i servizi congressuali. Ecco, questo infatti è un po' forse un problema delle città in generale, non so se anche di Bologna, lo chiedo a te, dove in genere la permanenza media è 1, cioè l'ospite esatto. Resta 24, massimo 48 ore, in molti casi un giorno solo, e quindi c'è, al di là di un cambio continuo delle camere, quindi uno stress anche lavorativo maggiore, immagino, per le donne ai piani, l'housekeeping, l'attività. Ecco, hai visto dopo il Covid, oppure tramite le azioni commerciali che avete fatto, un cambiamento? Riuscite a far rimanere un pochino di più i turisti, le persone? La città aiuta in questo? Allora, sicuramente negli ultimi anni anche la città ha cambiato molto, ha iniziato ad avere un approccio più aggressivo a livello di implementazione, cioè, richiamo a livello di eventi, fiere, piuttosto che anche il movimento, il traffico aeroportuale è aumentato molto, quindi è aumentata anche la domanda estera. La clientela estera ha capacità di soggiorno maggiori, quindi in quel caso un pochino aumenta il soggiorno medio.
Questa è un po' una sfida, no? Perché ovviamente un cliente che si trattiene un notte in più ti permette ad avere un ricavo maggiore, perché hai meno costi di cambiamento, pulizia della camera, e ovviamente anche il carico che ricade poi sull'ufficio booking, sulla prenotazione, è leggermente minore, perché appunto ci sono meno prenotazioni più lunghe. In questo sono diversi anni, no, che lavori a Bologna, insomma, lo dicevamo anche prima, hai visto un cambiamento della città nel periodo pre e post Covid? Cioè Bologna è comunque una città molto molto richiesta e desiderata, e considerando anche che se tu arrivi da nord e vai verso sud, da sud verso nord, da qui devi passare, no? L'Emilia Romagna, esatto. E Bologna è centrale, quindi la posizione è iper strategica. Ma hai visto un cambiamento tra prima del 2020 o dopo il 2020 in questo, degli aumenti dei flussi? Siamo tornati ai flussi del 2019? No, i flussi sono sicuramente cambiati e aumentati. Okay. Quello sicuramente, perché la città non sembra più la stessa, in buono, in senso buono. Quindi c'è molto più turismo, leisure soprattutto, mentre magari prima si visitava la città per altri motivi e poi si aggiungevano magari pernottamenti, perché ormai uno era a Bologna e quindi poi la visitava. Invece diciamo che il lavoro che è stato fatto anche di promozione turistica della città ha portato sicuramente ad avere una clientela maggiore. E anche a livello di fattura, di pernottamenti, diciamo, quindi l'albergo ha sicuramente la possibilità di avere più richieste, gestire più potenziali clienti, che non diventeranno tutti clienti, certo, perché è impossibile prenderli tutti, però sicuramente la domanda c'è e noi abbiamo molte più alternative, sia a livello di, per esempio, per quanto riguarda i concerti, le manifestazioni fieristiche, gli eventi culturali, lo sport. E ci sono ormai tante vetrine che si stanno aprendo intorno a noi, e ovviamente la capacità degli alberghi deve essere riuscire a intercettare il più possibile la clientela che cerca la città. Certo. Un'altra cosa importante da ricordare è che il SID in realtà fa parte comunque di un gruppo di strutture su Bologna. Corretto. Quindi tante camere, non solo quelle in questa struttura, ma ci sono altre strutture sicuramente molto importanti, e mi chiedevo se vi capita spesso di utilizzare un po' un gancio tra una struttura e l'altra, ovvero se ci sono richieste che magari non riuscite a soddisfare perché siete già pieni, spostare poi queste persone su altre strutture o condividere spazi come sale congressi, sale meeting. Allora, quello è un lavoro che noi in realtà facciamo sempre, nel senso che nel momento in cui una struttura inizia ad essere abbastanza al limite della sua capacità, suggerisce di base tutte le strutture sorelle. Okay. E anche per quanto riguarda i servizi meeting, per i quali non sempre possiamo avere la disponibilità noi, piuttosto che il Savoia Regency o l'Hotel Calzavecchio. E quindi ci si suggerisce al cliente, o magari gli si fa mandare comunque una proposta da una delle altre realtà, in modo da poter sponsorizzare un pochino anche le strutture che fanno parte della famiglia, ma magari il cliente non lo sa. Questo sicuramente è un aiuto fondamentale, soprattutto nei momenti di grande picco, dove dovresti semplicemente dire no, invece magari riesci a spostarlo su altre strutture. Un'altra cosa importante che comunque volevo valutare con te è il concetto di fidelizzazione. Siamo abituati a vedere la fidelizzazione negli alberghi tipici di mare, montagna, lago, no? Dove la famiglia o comunque la coppia ritorna in quelle destinazioni, in quelle strutture. Nel contesto invece di città, dove comunque abbiamo sia un'anima business che un'anima leisure, come consideri la fidelizzazione, se per voi è un valore e se effettivamente ci sono clienti fidelizzati che tornano? Allora, noi abbiamo sicuramente fatto negli anni un grosso lavoro per fidelizzare aziende, quindi tutto quello che è il mercato business delle aziende della zona, abbiamo cercato di convenzionare il più possibile ospiti, e quindi in realtà abbiamo ospiti sì convenzionati ma veramente fidelizzati, che cercano il più possibile di dormire da noi e ci contattano direttamente, hanno il loro receptionist di fiducia, quindi cercano di contattare direttamente anche la persona che li conosce un po' meglio, quindi questo, certo, è sicuramente importante. Dopodiché, essendo comunque un hotel molto di passaggio, non sono tantissime le persone che ritornano, ma chi magari frequentemente passa da Bologna per viaggi, magari anche familiari che li portano durante le vacanze a raggiungere qualche pezzo di famiglia da una parte piuttosto che dall'altra,
e viene, magari ritorna perché si è trovato bene, quindi ottimo. Sicuramente ha un ottimo valore. Esatto, chiaramente non ci dobbiamo dimenticare che Bologna è in un punto nevralgico, strategico, no? Se io arrivo da nord verso sud, da Bologna devo passare, se arrivo da sud verso nord, da Bologna esatto. devo passare. L'Emilia Romagna è trasversale, quindi questo aiuta tantissimo in termini di flussi. La fidelizzazione fa rima con disintermediazione in parte, no? Nel senso esatto. che ovviamente uno dei problemi, tra virgolette, degli alberghi, delle grandi strutture, soprattutto di città, non parliamo anche di Roma, Venezia, Firenze, no? Le grandi città italiane, è quello che si è in grandissima parte, ahimè, intermediati da operatori di vario genere. Adesso il gigante blu di Amsterdam sicuramente uno dei più gettonati, e quello è tutto fatturato interessante, ma i ricavi ovviamente vengono mangiati un po' da questa attività. Il The Sydney in questo come si comporta? La fidelizzazione aiuta anche a disintermediare, e però rimane comunque, immagino, un tema importante. Quale attività avete messo in campo? Allora, quello sicuramente, la fidelizzazione aiuta molto anche il lavoro che abbiamo fatto, anche grazie ai vostri servizi, il lavoro che abbiamo fatto sul sito, così come magari le vetrine social, e aiutano sicuramente ad avere una facciata un po' più chiara, un po' più pulita, un po' più moderna per i clienti, che quindi magari riescono a trovare il nostro albergo e a venire un po' accattivati anche da quello che pubblichiamo. E quindi noi cerchiamo di fidelizzare l'ospite che viene qua, così come quello che ci contatta per avere semplicemente delle informazioni, che magari non sarà ospite questa volta, potrebbe esserlo un'altra volta, perché magari siamo pieni, magari non rispecchiamo esattamente quello che cerca. E poi sì, diciamo che ovviamente tutto il fatturato che arriva dipende sia dai colossi di intermediari piuttosto che certo. dal diretto, però cerchiamo il più possibile di riuscire ad avere la possibilità di avere i nostri clienti che ci cercano e che tornano direttamente attraverso le nostre piattaforme piuttosto che il nostro numero di telefono, che ottimo. È sempre disponibile. Ecco, quindi legato a questo, allora, con il Sydney abbiamo fatto un percorso abbastanza lineare ma molto efficace, nel senso che siamo partiti dal rifacimento del sito, della struttura, che in parte ne aveva bisogno, insomma, perché era arrivato comunque un momento di rimetterci mano. Abbiamo poi attivato anche la piattaforma Mr. Preno, quindi il CRM, per poter fare preventivi o comunque prenotazioni, e poi attivato sia le campagne Google Ads che Meta Ads. E rispetto a prima, quindi quando questi strumenti non li avevate, e quindi al dopo, una volta che li abbiamo messi tutti in campo, quindi hai visto un aumento diretto delle chiamate o delle mail o comunque del contatto dell'ospite? Quello sicuramente, abbiamo notato veramente un aumento notevole di contatto anche telefonico. E prima era molto, quello che notavamo prima era un prenoto tramite un intermediario piuttosto che sul sito, non mi faccio sentire, arrivo in albergo e vado via. Adesso c'è comunque la ricerca di un contatto già dal preventivo, quindi che sia una chiamata telefonica piuttosto che la schermata richiedi preventivo che abbiamo messo sul sito, certo. Lì c'è una ricerca di customizzazione, diciamo, cioè okay. ogni cliente cerca il prodotto perfetto per lui e spera che noi riusciamo a rispondere certo. alle sue esigenze. Questo è un tema particolare, perché purtroppo spesso invece capita l'esatto contrario negli alberghi di città, soprattutto ho avuto anche esperienze dirette a Milano, Venezia, Firenze, dove quando telefoni senti che dall'altra parte sono un po', non dico scocciati, però hanno più piacere se prenoti direttamente, no? Sono alberghi dove magari sono a un 20% di occupazione la mattina e arrivano la sera che sono al 100% con tariffe alte, e quindi è abbastanza inusuale telefonare, o comunque capita di rado. Al contrario, anche gli alberghi di città, e questa è una testimonianza, ricordo, siamo a Bologna, 207 camere, una struttura che si trova tra l'altro in una zona fieristica, quindi non è in centro storico, comunque riesce a disintermediare con il contatto diretto dell'ospite, che in genere gli alberghi business preferiscono non avere, non tutti ovviamente. Invece anche in questo caso dialogare con le persone, parlare e quindi dialogare con loro, porta a un cliente diretto che diversamente si troverebbe costretto poi a prenotare su Booking, no? In certi casi quando chiami ti dicono guardi, vada sul nostro sito, lì trova le tariffe. Certo. Non c'è nulla di più sbagliato, no? Una volta che chiama
vuole un contatto, vuole essere consigliato, vuole spiegare anche quella sua esigenza. Avrebbe già prenotato online. Esatto, magari perché... lui, in realtà il paradosso è che lui viene dal sito probabilmente, no? Con il numero di telefono, tanto o lo trova su Google o lo trova direttamente sul sito. Quindi lui chiama, chiede informazioni e vengo ributtato dal canale da cui sono arrivato. Ecco, se c'era un modo per essere disintermediati nella migliore delle ipotesi o farmi cambiare albergo, questo è il migliore. E in tutto questo, Elisa, come vi siete trovati con Mr. Preno, quindi con la parte del CRM? Allora, Mr. Preno noi ha aiutato molto per tutta la clientela individuale, nel senso che non abbiamo provato ad utilizzarlo con i convenzionati, ma notiamo ancora delle difficoltà, perché come dicevamo prima, il convenzionato fidelizzato lui chiama e vuole la sua camera, sì, non deve chiedere, quindi tanto. Esatto, quindi trova troppi step. Invece per quanto riguarda la clientela individuale, leisure soprattutto, ci aiuta molto, in quanto ci permette anche di proporre tariffa flessibile piuttosto che prepagata e anche determinati upselling in un'unica proposta, quindi in un unico preventivo il cliente riesce ad avere un po' una scelta chiara e semplice dei nostri servizi e scegliere quello che fa più per lui, insomma. Perfetto, no, è proprio l'obiettivo del CRM, no? Nel senso che, come dicevi tu prima, se uno voleva prenotare online l'aveva già fatto o dal vostro sito o da un intermediario. Nel momento in cui vi scrive, in realtà è una richiesta d'aiuto in qualche modo, no? Vuole una conferma in più, vuole avere magari un'esigenza particolare, vuole essere certo che arrivando a una determinata ora comunque troverà i servizi. Quindi anche strutture business o leisure, come in questo caso, che hanno la doppia anima, con l'individuale sicuramente ottengono dei risultati che prima o non si ottenevano o si ottenevano magari con molta più fatica, molta più entropia, confusione e complessità. Sì, diciamo anche che purtroppo tutto il mercato del mondo del lavoro sicuramente non è nei suoi momenti più rosei, quindi questo aiuta anche a velocizzare determinate operazioni, mantenendo l'attenzione al cliente e diminuendo un po' tutto quello che può essere magari la lentezza di una corrispondenza tramite mail, che magari è un po' meno strutturata, deve essere... ha bisogno di un'attenzione diversa, perché ovviamente deve essere scritta al momento, e invece l'aiuto che ci dà il servizio del CRM è sicuramente avere quella linea guida che ci permette di fare il preventivo personalizzato per il cliente, allo stesso tempo avere la richiesta già caricata sul portale e arrivare all'offerta comunque in una maniera rapida. E anche solo banalmente, no, con la mail classica, ricercare la cronologia di quell'ospite, no, che 200 camere siete invasi, no, da richieste, da contatti, invece avere tutto dentro il CRM, tutto legato in ordine, alla stessa prenotazione, ovviamente si risparmia tanto tempo, si fanno le cose fatte meglio, senza errori, perché anche qui, come dicevamo prima, purtroppo oggi è quasi più difficile trovare un collaboratore valido che i clienti. I clienti, tra virgolette, ci sono, ma trovare il collaboratore valido, la paura è non riuscire a dargli il servizio perché non si trova gente. Tanto dappertutto non si arriva, se non hai una struttura adeguata è ancora più complicato. Elisa, un'ultimissima domanda collegata al rapporto che hai avuto con l'assistenza di Titanca o di Mr. Preno, soprattutto immagino in una fase iniziale di configurazione del CRM. Come ti sei trovata? Hanno risposto bene? Sono stati utili nello startup iniziale? Sì, assolutamente, nel senso che ovviamente dovendo inserire tutta la startup e quindi l'inizializzazione di questi sistemi nel lavoro quotidiano, quindi sicuramente dovendo seguire determinati ritmi, a volte mi hanno aiutato anche un po' a tenerne il filo, quindi sono stati d'aiuto sia sulle necessità, quindi sul darmi risposte relative ai miei dubbi, e sia sull'aiutarmi a mantenere il filo logico di tutta la creazione del prodotto in linea alle nostre necessità. Ecco. Sì, esatto, perché non dobbiamo dimenticare che tutte le strutture ricettive, il The Sydney più di altre, è un treno in corso, no? Continua a lavorare. Esatto. Noi arriviamo, diamo il supporto, inseriamo anche dei nuovi sistemi informativi che probabilmente oggi non vorreste cambiare, no? Perché avete trovato un equilibrio corretto, ma in quel momento è anche non solo un cambio di sistemi, è un cambio di lavoro di tutto lo staff che ci lavora, che nel frattempo però non può fermarsi per 2 settimane a impararlo, no? Continua a lavorare, e quindi in quel caso lì ci vuole un'ottima assistenza sicuramente, ma anche una buona predisposizione da parte degli operatori che vogliono mettersi un minimo in gioco, in discussione, per valutare un nuovo modello che poi diventerà lo standard. Certo. E quindi come sempre si vince in due, insomma, non basta l'assistenza, è fondamentale anche che ci siano persone
persone come te e il tuo staff che quantomeno vogliono provare, poi magari non funziona, non è quello giusto, in questo caso lo è stato, ma a volte capita che uno dice di no a priori perché mentalmente non è pronto. No, anche perché non è semplice, no. Diciamo che noi all'inizio di quest'anno abbiamo anche dovuto accogliere in famiglia un altro albergo, giusto, l'hotel Michelino, che è esattamente accanto a noi, e quindi ho dato supporto anche a loro per queste implementazioni. E se non ci fosse stata l'assistenza giusta per noi, dovendo fare tutto in corsa, sarebbe stato impossibile. Assolutamente. Questo ci fa piacere, perché le ragazze dell'assistenza del Mister Perino soprattutto vengono tutte dal settore alberghiero, hanno sempre lavorato in reception, conoscono i problemi, le esigenze, e conoscono anche lo stress lavorativo di chi sta dietro il banco reception nell'ufficio booking, e quindi da lì abbiamo costruito un'assistenza che sia veramente a misura delle persone che richiedono quell'informazione. Elisa, io direi che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ti ringrazio per il tempo, grazie, sei stata speciale, e siamo sempre contenti di tornare al Sydney Hotel, e grazie mille per questa opportunità. Grazie a te e a voi. Grazie.